Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin. Avete letto bene, non è assolutamente un titolo messo là per attirare visualizzazioni, ma è successo veramente. Tutti noi ogni tanto fanno alcune pazzie. Questa forse è quella della mia vita un pochettino più strana, mettiamola così, e oggi ho deciso di parlarvene perché comunque diciamo che è stato il passo che ha dato in là a tutta la mia collezione. Ma intanto andiamo con una velocissima sigla e poi andiamo a vedere come e perché ho deciso di fare quello che ho fatto. Allora, innanzitutto per parlare di questa vicenda dobbiamo andare un pochettino più indietro nel tempo, perché è una cosa che risale al 2016, quando io stavo iniziando pian piano a collezionare manga. Fino a quel momento stavo recuperando Naruto, avevo gran parte dei numeri di Naruto, avevo Death Note, avevo The Vampire Hunter D, che è stato il mio primo manga, l'avevo detto in qualche video passato, avevo L'Uomo Tigre e Kenshiro, l'edizione quella della Planet Manga. Nel 2016 stavo iniziando a recuperare pian piano qualche numero uno, qualche serie nuova che stava uscendo e tutto quanto, ma ovviamente come tutti i neolettori, sentendo magari qualche video su YouTube, io la passione di accumulare roba e iniziare a collezionare, sono sincero, mi è arrivata guardando il primo video collezione che ha fatto 88 Zelda Fan. Guardando il suo video, cercando di capire quali erano i generi che potevano interessarmi un pochettino di più, avevo stilato una lista di manga da recuperare che, ragazzi, era un qualcosa di lunghissimo e ovviamente a livello economico sarebbe stato completamente impossibile andare a recuperare tutte quelle serie. Quindi dovevo iniziare innanzitutto a capire quali erano le priorità e cosa andare a recuperare. Quindi da questa lista, piano piano, andavo a cercare di recuperare quello che mi potevo permettere settimana dopo settimana, mese dopo mese. Era il 2016 e io a quell'epoca avevo l'iPhone SE. Secondo me il peggior iPhone che abbiano mai fatto, sono sincero, perché mi ci sono sempre trovato male. Ho avuto dal 5 in poi, non dico tutti i modelli usciti, ma quasi, sono sincero, l'SE è stato veramente quello con cui mi sono trovato peggio. L'ho acquistato dopo 3-4 mesi di utilizzo, non vedevo l'ora di liberarmene, non vedevo l'ora di vendermelo. In più, a casa avevo un iMac acquistato qualche anno prima e non lo utilizzavo come si dovrebbe utilizzare un computer di quella portata. E quindi avevo deciso di mettere in vendita entrambe le cose, il cellulare perché mi ci trovavo male, il computer per inutilizzo, perché tutti i lavori che ero abituato a fare, tutto quanto, ormai avevo tutto salvato sul portatile, mi ero autoconvinto che il portatile mi bastava e tuttora è ancora così, e quindi avevo deciso già di mio di mettere in vendita entrambe le cose. Girando, sono entrato in una fumetteria dove conoscevo, diciamo, il titolare, ci siamo messi a fare una chiacchierata ed è venuto fuori che lui doveva cambiare sia il cellulare e sia il computer della fumetteria. Quindi io gli ho esposto che il fatto che io vendevo entrambe le cose, ma lì è nato, tra virgolette, diciamo, inizialmente un piccolo problema. Che lui le voleva entrambe, gli sarebbe interessato sia il telefono sia il computer, però non aveva il contante immediatamente da darmi. E quindi a tutte e due, più o meno in contemporanea quasi, è venuta questa idea che io gli vendevo entrambe le cose, ma il pagamento veniva fatto in manga. Quindi tra la sua fumetteria, tra tutto quello che aveva, io potevo scegliere tutto quello che volevo. Ovviamente i prezzi li tengo nascosti, però si trattava ovviamente di una bella cifra che mi ha aiutato a ingrandire in maniera esponenziale questa collezione. E a una proposta del genere, dopo averci pensato un pochettino, alla fine ho deciso di accettare, perché guardandomi intorno c'erano veramente tantissimi titoli che mi interessavano, che volevo recuperare, che volevo in collezione, e quindi alla fine ho deciso di accettare la sua offerta. Io in questa maniera sono riuscito a recuperare, ora non mi ricordo tutti i titoli perché, ragazzi, erano veramente una montagna di roba, non so quanti scatoloni ho preso e mi sono portato a casa. Dopodiché il giorno dopo sono dovuto correre in macchina all'IKEA a comprarmi due librerie perché non avevo ovviamente lo spazio dove tenere
tutte queste nuove opere che ero riuscito a acquistare, anche se in una maniera leggermente diversa dal solito. Comunque, tra queste opere c'era tutta la saga completa di Soul Eater, tutta la saga completa di Fullmetal Alchemist, tutta la saga completa di Capitan Tsubasa, più o meno l'80% di Dragon Ball, l'Evergreen Edition che vediamo qua, quindi diciamo dei recuperi comunque abbastanza importanti, soprattutto per dei titoli, Soul Eater, Fullmetal Alchemist e Dragon Ball, che quasi tutti i lettori, secondo me, dovrebbero avere in collezione e dovrebbero leggere almeno una volta nella loro vita. Quindi comunque tornassi indietro, probabilmente rifarei la stessa cosa, accetterei questa proposta e mi porterei di nuovo a casa tutto quello che ho fatto, quindi non ho assolutamente rimpianti di quello che ho fatto, sono felicissimo, e questo era un modo per condividere con voi anche come sono arrivato pian piano ad avere questa collezione. Ovviamente dopo aver letto dei capisaldi del panorama manga mondiale, Fullmetal Alchemist e Dragon Ball su tutto, ma ragazzi, Soul Eater secondo me è una grandissima opera, è veramente veramente bella. Allora lì poi pian piano ho iniziato anche a capire i generi e tante altre cose, e poi mi sono focalizzato su alcune cose, ho detto ok, intanto smarchiamo queste che sono riuscito a recuperarle, dopodiché andiamo pian piano a recuperare il resto, e poi da lì ho iniziato pian piano a recuperare tutte le altre cose. Ho completato Dragon Ball Super, ho iniziato ad acquistare altre cose, ho recuperato poi tutto One Piece, non mi ricordo se anche lì una parte forse l'ho preso in questa occasione, il resto poi successivamente, e quindi comunque è stata secondo me un'esperienza veramente interessante sotto tanti punti di vista, ma molto divertente anche. Io in questo caso vi chiedo a voi cosa avete fatto, ma soprattutto cosa sareste disposti a fare per arrivare a una certa cifra che vi permetterebbe di racimolare, non lo so, una decina di serie sotto i 30 volumi a vostro piacere. Mettiamola così. Cosa sareste disposti a fare per avere 10 serie senza tirare fuori un centesimo dalle vostre tasche? Ecco, la follia più grande che sareste disposti a fare. Sono veramente curioso. Questa sicuramente è stata la mia. Non so se lo rifarei una volta che ho tutta questa collezione, vuol dire che in cambio ci deve essere qualcosa di veramente molto 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 importante, ma tornando indietro nel tempo, in quel momento esatto della mia vita e della mia collezione, lo rifarei penso altre 100.000 volte. Io con questo, ragazzi, ho concluso. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, a parte il fatto che probabilmente in tanti mi scriverete che sono un pazzo, ma questo lo so già. Io vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, perché a voi non costa niente ma per noi creator è un supporto enorme, e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti e buona serata!